Ieri sera le lanterne rosse che ricordano anche a Verona le bombe atomiche del 45 in Giappone sono state affidate alle acque dell'Adige. Il maltempo ha provato a rovinare tutto, ma non c'è riuscito. Non ci spaventano gli F-15, ha detto sorridendo Mauro Alpiana, figuriamoci quattro fulmini. E così anche questa volta, per il 13° anno consecutivo, le lanterne rosse sono state trasportate dall'Adige come auspicio di pace per il futuro. Ritrovo la fontana dell'Arsenale per alcune letture e poi via la cerimonia, che in Giappone è stata fatta per la prima volta già l'anno dopo il disastro di Hiroshima e Nagasaki. Tuttora non si riesce a fare il calcolo di quante vittime civili, donne e bambini compresi, abbia provocato 150, forse 250.000 morti, in una maniera orribile, senza contare le malattie che hanno colpito la popolazione negli anni seguenti. Oggi quell'orrore deve restare davanti agli occhi perché non debba mai più ripetersi. L'ONU ha promosso la messa al bando delle armi nucleari, ma diventerà esecutivo quando aderiranno 50 stati e al momento ci sono solo 14 adesioni. Per spingere l'Italia sono state inviate 31.000 cartoline al governo, con le quali i movimenti pacifisti chiedono un incontro al Presidente del Consiglio. Le lanterne sono state affidate all'acqua in un momento storico in cui è stato ricordato chi semina guerra raccoglie profughi.